così i colleghi faranno in tempo a preparare i loro pezzi. Esatto. Okay, questo è il senso. Saremo solidari anche noi perché capiamo ovviamente la questione. Ma guarda, è accaduta una cosa abbastanza, abbastanza scontata per quello che mi riguarda, che nulla ha a che fare con una nuova maggioranza. Probabilmente, diciamo, Conte giudica così quello che è accaduto oggi parlando di Fratelli d'Italia, perché normalmente le persone sono abituate a giudicare gli altri col metodo di quello che farebbero loro. Ma c'è una differenza fondamentale tra me e Giuseppe Conte: io non faccio alleanze con gente con la quale ho dichiarato che non le avrei fatte. E quindi non c'è una nuova maggioranza a sostenere il governo Draghi, c'era semplicemente la scelta tra un candidato presidente in una commissione che è molto delicata, che è la commissione esteri, di centrodestra, contro uno del Movimento 5 Stelle. Quale può aver votato Fratelli d'Italia? Ha votato quello di centrodestra. E quindi non c'è una nuova maggioranza. Dopodiché mi ha molto colpito che Conte abbia, diciamo così, argomentato questa, quello che è accaduto stamattina, anche insomma parlando della sua posizione in rapporto all'escalation militare in Ucraina, quindi tentando di dare alla cosa, diciamo, un valore diverso da quello che è. Però, perdonatemi, mi corre l'obbligo di ricordare a Giuseppe Conte che il ministro degli esteri del governo che secondo lui ci starebbe portando in questa escalation militare si chiama Luigi Di Maio, e quindi se Conte non è d'accordo prende Luigi Di Maio, suo ministro degli esteri, e lo fa ritirare dal governo, perché io penso che sia abbastanza ridicolo tentare di giocare, diciamo, di fare, diciamo, a tutte le parti in commedia. Votiamo quello che il governo deve fare e poi fuori diciamo che non siamo d'accordo. Siccome io sono una persona abituata, quando non è d'accordo, a votare conseguentemente, allora c'è un modo per risolvere questo problema, suggerisco al collega Giuseppe Conte, prende e passa all'opposizione. Perché poi, al di là del merito della vicenda, del quale magari parleremo, della vicenda guerra in Ucraina, sul quale si sa che la mia posizione non è quella di Conte, però ecco, penso che nella vita bisogna essere un po' conseguenti, altrimenti si rischia, diciamo, di perdere un po' la faccia. Chiaro, segretario, finisce la sua. Intanto grazie di questo invito, grazie moltissimo al professor Orsina, è una bellissima occasione questa, grazie alla Luis, Paola. Grazie di queste parole anche di benvenuto e anche già nel merito. Molto semplicemente su quello che è successo stamattina, io credo che abbia fatto un errore il centrodestra di governo, nel senso che il centrodestra che è al governo, secondo me deve considerare ogni volta che fa delle scelte, e queste scelte bisogna capire quali sono le conseguenze sulla tenuta poi della maggioranza e del governo. E oggettivamente quello che hanno fatto oggi, con una scelta che ha aggiunto tensioni, che ha aggiunto un elemento di rottura, è qualcosa che rende la giornata di oggi una giornata in cui la compattezza della maggioranza ha fatto un gradino in giù, ha sceso un gradino. E io penso che questo non sia una cosa buona in questo momento, perché credo che siamo di fronte a una fase di politica internazionale, di scelte di politica economica, di grandi responsabilità che il Paese deve prendersi, che hanno bisogno di un governo e di una maggioranza chiara, coesa e non di tensioni ulteriori. Per cui penso che sia stato un errore. La mia, aggiungo una sola parola, e cioè io dalla giornata di oggi esco alla fine della giornata di oggi, giornata intensa in cui io penso che abbiamo vissuto anche un momento forte, importante, che non dobbiamo sottovalutare. Un paese nostro amico, alleato come la Finlandia, che ha deciso nella giornata di oggi di legarsi fortemente all'Italia, perché non so se a tutti è stato chiaro quello che è accaduto oggi, cioè oggi la Finlandia ha formalizzato, oggi, 18 maggio, un passo storico per loro e ha deciso di farlo con la visita del suo primo ministro a Roma. Io considero questa scelta una scelta che onora il nostro paese, l'ho detto alla prima ministra
Sanna Marin, che ho incontrato oggi a colazione, è un onore per il nostro paese, un onore per Roma, che sia stata scelta Roma e il nostro paese per un momento di questo genere. Però io termino questa giornata storica per certi versi con diversi grammi di preoccupazione in più rispetto a come l'ho cominciato, nel senso che la mia impressione è che gli incidenti si stanno accumulando e per l'esperienza che ho, che purtroppo non è piccola, troppi incidenti che si accumulano poi possono far deragliare una macchina di un governo senza che si voglia. Siccome mi sembra che gli incidenti che si stanno accumulando sono troppi, io uso questa occasione per richiamare, non ho nessun titolo per richiamare nessuno alle sue responsabilità, ognuno se le prende le responsabilità, se vuole prendere, ma tutti gli attori di questa vicenda, noi compresi e io compreso in primis, a sapere che siamo in un momento nel quale io credo che dobbiamo abbassare i livelli di preoccupazione, evitare gli incidenti e non aggiungere ogni giorno un nuovo incidente, perché aggiungendo ogni giorno un nuovo incidente, francamente io non so dove siamo. Allora faccio l'altro pezzo di domanda, e per il professore siamo all'eccentricità della democrazia, perché l'altra domanda insomma, che in questi giorni ci si pone proprio alla luce degli incidenti, quelli definiti. Non dico c'è la possibilità di voto partecipato, perché sapete, un dibattito insomma, ormai quotidianamente, insomma, c'è chi dice non facciamo ballare il governo insomma, per 10 mesi, allora sarebbe preferibile andare al voto prima, chiudere prima la legislatura per avere insomma, un governo che possa essere completamente in grado di lavorare. Ecco, ma ci sono elementi che potrebbero portare a questa situazione, segretario e poi il presidente. È una naturale continuazione della risposta che ho appena dato. Se si accumulano incidenti uno dopo l'altro e sembra che quasi siamo in pochi a quelli a cui gliene frega qualcosa del fatto che un incidente dopo l'altro poi si finisce fuori strada, poi si finisce fuori strada. Ecco, e quando si finisce fuori strada in una situazione come questa, poi è difficile mettere la macchina in carreggiata. Quindi io penso che ci sia bisogno di una seria diciamo, messa a punto della situazione, un serio assunzione di responsabilità da parte di tutti nel dirsi che in questo momento un'uscita di carreggiata non sia la cosa giusta. Siamo in un momento nel quale abbiamo gli occhi veramente di tutta Europa e parte del mondo di fronte. E ripeto, a me questo fatto di oggi, che la prima ministra finlandese abbia scelto Roma, l'Italia, l'incontro con il governo italiano in una giornata così storica per loro, dimostra che siamo in mezzo alla storia, cioè si sta facendo la storia in questi giorni, e io penso che sia bene che noi ne siamo consapevoli. Io ho sempre pensato che in questa fase sia importante compattezza, che sia importante lavorare con la determinazione che si sta cercando di dimostrare e soprattutto far finire questa legislatura al termine naturale, naturale della legislatura e non adesso. Però è evidente che io sono sono una delle ruote, più di tanto non è che posso fare. Su questo Presidente Meloni. Ah, guardi, la domanda fatta a me è un po' forma. Sì. Nel senso, io, per come la vedo io, lavoro, diciamo, faccio quello che posso, stando all'opposizione perché il governo diciamo vada a casa quanto prima, ma anche qui, e dall'inizio non ho fatto parte di questa maggioranza, ma non perché come qualcuno dice a volte, no, perché Fratelli d'Italia va bene nei sondaggi, quindi io, insomma, commessamente ricordo che ho difeso il principio del diritto di voto degli italiani anche quando Fratelli d'Italia stava al 3%. Perché? Perché a noi il tema di queste maggioranze variabili viene sempre speso con questa cosa della responsabilità. Ora, secondo me, la responsabilità in politica è dare risposte. Per dare risposte tu hai bisogno di un governo che sia in grado di farlo. Quando in una Repubblica parlamentare, quindi non in un sistema di un altro genere, ma in una Repubblica parlamentare, tu metti insieme forze politiche che la pensano in maniera diametralmente opposta su tutto, quelle forze politiche, dovendo sempre mediare al ribasso, inevitabilmente, non daranno le risposte che sono necessarie. Allora, punto primo, io non sono d'accordo che la democrazia è una cosa buona per i giorni di sole. No, le cose vanno male, si può votare. A maggior ragione quando le cose vanno male. C'è bisogno di avere una guida e c'è bisogno di avere una guida che abbia un mandato forte e che sappia dove deve andare, dove la gente vuole che vada. Punto secondo, perché quella guida funzioni deve avere una visione, una compatibilità della maggioranza, e quindi le cose, come noi le abbiamo fatte negli ultimi anni, non funzionano.
Scusate, è questo il terzo governo di fila che ha una maggioranza, diciamo, che non usciva dalle urne? Sono andati bene questi governi? Ah, io la mia risposta ce l'ho, ognuno si forma la sua risposta nella sua mente e poi deciderà se era molto responsabilità quella di reiterare maggioranze che non potevano dare le risposte coraggiose di cui questa nazione aveva bisogno, o se era piuttosto, diciamo, il tema di accontentiamoci del contesto purché siamo al governo. Io sogno per l'Italia un governo completamente diverso, credo che questo governo non possa dare con questa maggioranza quelle risposte e quindi auspico che il prima possibile si possa andare a votare e confido che ci saranno prima o poi delle forze politiche abbastanza responsabili da rendersi conto che così rischiano di fare solamente male. Allora, chiarissimo, c'è una terza domanda, professor Rossina, ma con la quale chiuderemo questa serata, no, che è conseguenziale, sì, però facciamo alla fine, magari la facciamo insieme. Allora, io mi leggo invece all'introduzione della professoressa Severino. Insomma, la professor Rossina, in questo libro, insomma, analizza il fatto che il nostro sistema, come diceva la professoressa, che è incentrato sui partiti, poi è stato, scrive Rossina, sottoposto a tali tensioni, trasformazioni anche del contesto internazionale, quello che stiamo vivendo e vedendo, a un certo punto il professore si è rivolto contro se stesso e si è potuto perfino immaginare nel paese, come diceva la professoressa Severino, di poter fare a meno della politica. Dico bene, professore, vogliamo fare qualche considerazione intorno a questo fare politica in un mondo in frantumi? Segretario Letta, poi torno da presente. Io ho avuto la fortuna di interagire con Giovanni Orsina in tre veste diverse. Una prima veste nella mia prima fase di attività politica, una seconda veste, una veste in cui abbiamo lavorato da università diverse ma completamente fuori dalla politica, e una terza veste, questa qui, in cui sono tornato e guardo le cose anche con gli occhi che in quei 7 anni di Sciences Po mi si sono cambiati. Cioè, ho cambiato gli occhiali, ho cambiato il punto di vista, ho cambiato molti riferimenti, e devo dire, lo dico perché qui ci sono anche tanti studenti che hanno fatto pezzi di percorsi e che hanno interagito con l'esperienza che ho fatto io, quindi possono rendersi conto di quanto quell'esperienza, che per loro gli sta cambiando la vita, in una fase della vita in cui sono ancora, diciamo, molto vergini nella costruzione del loro futuro, nel mio caso ero già ben strutturato, probabilmente non benissimo, e mi ha ricambiato invece completamente la vita con una disponibilità che soltanto un'interazione con sguardi freschi e con una visione completamente diversa, aperta, larga, come quella che ho trovato lavorando con la vostra generazione e avendo dalla vostra generazione alcune percezioni che mi hanno fatto guardare al tema della democrazia e anche della democrazia eccentrica di cui Giovanni Orsina parla, innanzitutto con un occhio un pochino più consapevole del fatto che noi non siamo sempre sfigati, ecco, cioè noi italiani non siamo sempre per forza sfigati. Io penso, per esempio, io sono piuttosto d'accordo con Marco Zarco, Marco continua sempre a riferire alle caratteristiche della democrazia italiana non come a degli elementi che sono, diciamo, il protrarsi della nostra situazione di sfigati, ma che sono invece laboratori di qualche cosa che si sta perpetuando da altre parti, ma che da noi viene fuori in modo creativo, anche in modo molto interessante. E devo dire che questa per me è una parte molto interessante del lavoro di Orsina, del lavoro che qui fate e del lavoro visto da fuori, perché poi quella riflessione sulla politica e la democrazia con i cambiamenti che sono in corso, per me, per esempio, un tema per me fondamentale è l'impatto che lo stare in Europa sta dando al cambiamento e alla torsione del cambiamento della nostra democrazia, perché noi ci troviamo in una condizione totalmente cambiata negli ultimi anni, perché tutte le grandi questioni sulle quali ci siamo litigati, abbiamo fatto governi, abbiamo sfasciato governi, sono tutte questioni
sulle quali la dimensione europea e la cooperazione con gli altri paesi europei o la mancata cooperazione con gli altri paesi europei è la chiave. Non c'è nulla di più importante che quello. Se voi prendete la sfilza degli ultimi macro temi che hanno accompagnato la politica italiana, la crisi finanziaria, la crisi delle migrazioni non gestite, la pandemia, oggi la vicenda della crisi internazionale provocata dall'invasione russa dell'Ucraina, sono tutte questioni sulle quali la risposta è nella cooperazione tra di noi europei. E senza quella cooperazione non c'è risposta, senza quella cooperazione, oppure a seconda di come ci muoviamo su questo, la situazione è di un tipo o di un altro tipo. Per me questo è il vero grande cambiamento che è in corso. Un cambiamento che ci obbliga a fare i conti con cosa succede dalle altre parti e ci obbliga anche a misurarci noi con quelle modifiche. In questo senso la nostra democrazia è una democrazia, secondo me, interessante per un motivo molto semplice. È una democrazia che ha visto la necessità di porsi di fronte a questi cambiamenti e di trovare queste forme di cooperazione che, se uno pensa al risultato elettorale del 2018, era esattamente l'opposto. Cioè, io penso come finisce la legislatura rispetto a come è iniziata, insomma, è un'analisi che ci porta, che ci porterebbe molto lontano. Ma il ragionamento che faccio, mi fermo subito in conclusione, è che però da questa legislatura, che entra nella sua fase terminale, noi però dobbiamo tirare alcune indicazioni importanti. Quindi io, se mi posso permettere di fare un ragionamento sulla democrazia del dopo voto, quando questo sarà, io mi sento di dover dire che la nostra democrazia è profondamente in affanno, perché è una democrazia nella quale il Parlamento si trova a essere il più frammentato della storia, il gruppo misto, il più importante gruppo misto che ci sia mai stato nella storia italiana, quindi segno di una frammentazione completa. La legislatura che ha avuto tre governi con tre maggioranze diverse, che hanno sperimentato tutto e il contrario di tutto, io penso che noi abbiamo una grandissima responsabilità. Una grande responsabilità, lo dico in conclusione, ma riprendendo anche forse le prime due domande, la grande responsabilità che abbiamo è di non cadere verso le elezioni per caso. Perché se noi cadiamo verso le elezioni per caso, rischiamo di perpetuare una serie di contraddizioni che sono presenti nella nostra democrazia e che non ci consentiranno di fare quello che invece è necessario. Cioè noi dobbiamo entrare dentro una nuova democrazia. E entrare dentro una nuova democrazia, approfittando di alcuni cambiamenti che ci saranno, la riduzione del numero dei parlamentari, saranno delle cose più complicate che dovremo gestire tutti, anche dal punto di vista delle maggioranze, delle minoranze, della logica di rappresentanza, ma noi dobbiamo entrare in una nuova democrazia che riporti i cittadini a riconoscersi dentro il sistema politico, a riconoscersi completamente. Perché oggi non c'è questo riconoscimento, oggi il sistema politico viene visto come un caos, punto. Il giudizio che è stato dato anche su una scelta virtuosa che abbiamo fatto, qual è stata la rielezione del Presidente della Repubblica, è stato sostanzialmente legato al fatto che il Parlamento era talmente in una situazione caotica che non poteva fare altrimenti di questo. Quindi noi abbiamo di fronte elezioni nelle quali la grande responsabilità che dobbiamo avere è quella di entrare in una nuova democrazia che rimetta i piedi saldamente per terra, rappresenti gli elettori e il Paese, innovi la classe parlamentare e sia in grado soprattutto di dare alla prossima legislatura la capacità, fatemelo dire come lo sento e lo penso, di far nascere dopo le elezioni un governo fortemente connesso e legato al voto degli elettori che duri per tutta la legislatura, perché questo secondo me è l'impegno che dobbiamo provare a prenderci prima delle elezioni per poter far sì che l'Italia sia dentro una compiutezza di democrazia che oggi purtroppo non si trova più. E c'è poi una, adesso voglio sentire ovviamente la Presidente Meloni, poi c'è l'altro tema, professore, che si aggancia ovviamente alla propria segretaria, che dice che la Presidente Meloni è quella della delegittimazione dell'avversario. Ci arriviamo adesso. Prima volevo sentire la Presidente.
Ma è stata messa moltissima carne al fuoco, per cui insomma, ho un po' di difficoltà a capire da dove partire e dove finire senza prendermi tutto lo spazio che rimane. E intanto ovviamente voglio dire a Giovanni Orsina che diciamo, la stima che notoriamente nutro per lui è stata diciamo, ampiamente confermata nella lettura di questo testo. Giovanni Orsina è una persona intellettualmente onesta. In un mondo nel quale, diciamoci la verità, le persone intellettualmente oneste proprio non abbondano. E quindi sono stata molto contenta prima di la presentazione di questo libro. Io e lui, delle volte non ci siamo, non abbiamo condiviso, no? Non ci siamo. Però è una persona che parte, diciamo, da una valutazione propria e non da quello che devo scrivere perché lo devo scrivere, che è un problema un po' di questo tempo. E quindi gli rinnovo la mia stima, lo ringrazio per questo libro, mi ha fatto anche riflettere su molte cose e che racconta, no? Un po' il costume attraverso la storia della nostra nazione, di una politica che è sempre posta nell'affanno. E allora alla fine ti interroghi sul perché poi noi, cioè non è la prima Repubblica, la seconda Repubblica, adesso siamo mai entrati in una seconda Repubblica, una possibile terza, cioè forse non è un tema contingente, io da tempo mi interrogo su questa materia. La risposta che ho dato personalmente può essere giusta, può essere sbagliata, questo ovviamente ognuno lo valuterà. È che il problema dell'Italia nel suo complesso e quindi anche della politica italiana è nel senso d'appartenenza che noi abbiamo rispetto a questa nazione. L'Italia è da questo punto di vista una nazione particolare nella quale il legame tra di noi rischia sempre di venire dopo. In Italia tutto quello che ci divide viene molto prima di tutto quello che ci unisce. E così nella politica l'ideologia è sempre venuta prima dell'appartenenza. Questo non accade nelle grandi democrazie occidentali, di solito. Accade che c'è l'interesse nazionale e poi, in base all'interesse nazionale, si discute di quali siano le ricette migliori per difendere e portare avanti quell'interesse nazionale. Da noi il tema dell'interesse nazionale è praticamente, diciamo, una chimera del dibattito politico, per cui accadono una serie di cose che purtroppo noi crediamo, no? Che possono andare dal fatto che ogni governo e ogni maggioranza che si costituisce lavora per smontare tutto il lavoro fatto da quella precedente, piuttosto che per cercare di andare avanti, no, è sempre tutto un doversi dividere per doversi dividere, come se non ci fosse qualcosa che ci lega. Ora questo non è, parliamoci chiaro, una tara della classe politica, perché i politici che noi raccontiamo che se venissero da Marte comunicano ufficialmente che sono lo specchio della società che rappresentano. Questo è un problema che hanno gli italiani. Ma vi siete chiesti perché questa è l'unica nazione al mondo nella quale c'è il detto fatta la legge e trovato l'inganno? Cioè perché da noi, no? Io lo dicevo a Milano qualche settimana fa, perché da noi diciamo, fregare le istituzioni è una pratica socialmente accettata? Un po' perché pure le istituzioni, diciamo, sembra che lavorino non esattamente in tuo favore, ma delle volte contro di te. Dall'altra perché noi non consideriamo il pubblico, le istituzioni, come un'azienda di famiglia, come se ci appartenessero. E questo purtroppo produce inevitabilmente una difficoltà nella politica e anche una difficoltà nel governare, perché è ovvio che se c'è sempre qualcuno che lavora solamente ad aggirare la norma, puoi fare la norma migliore del mondo, un genio che te la gira, lo trovi. Quindi o noi capiamo che questa nazione deve ripartire dall'orgoglio e dalla consapevolezza di sé, o non ne usciamo. Questo riguarda anche i temi dei quali parlava Enrico Letta, ci vado un po' a volo pindarico. Per esempio il tema dell'Europa, no? Perché io e lui non è che non siamo d'accordo sul fatto che l'Europa, in un tempo soprattutto globale, sia, diciamo, la dimensione necessaria per affrontare alcune tematiche. Quello su cui non siamo d'accordo è come ci deve basare l'Italia. E qui io penso avesse ragione Indro Montanelli, quando diceva, quando si parla d'Europa, i tedeschi c'entreranno da tedeschi, i francesi c'entreranno da francesi, gli italiani c'entreranno da europei. È esattamente quello che è accaduto. E quindi la nostra capacità di difendere l'interesse nazionale in un contesto europeo necessario e giusto, anche se diciamo leggermente fallimentare, adesso dico due cose su questo, si è verificata in tutto il suo splendore. Quelli che noi definiamo dei grandi europeisti, come i francesi e i tedeschi, per la verità, attraverso le istituzioni europee, difendono soprattutto il loro legittimo interesse nazionale. E è questo che noi stiamo vedendo nell'attuale Europa, perché Enrico, a me pare che diciamo, quello che è accaduto nelle ultime settimane con la crisi ucraina
insomma, un po' racconti, no? Che qualcosa non ha funzionato. Cioè, noi ci siamo presentati all'appuntamento con la storia, l'Europa si è presentata all'appuntamento con la storia, non aveva una politica estera, non aveva una politica di difesa, non aveva catene di approvvigionamento che potessero garantire minimamente, diciamo, no, i beni di sussistenza primari. Aveva una dipendenza energetica totale, non garantiva materie prime. Cioè, l'Unione Europea nasce comunità economica dell'acciaio e del carbone, cioè per lavorare sul tema energetico e delle materie prime. Noi oggi i fronti su cui siamo più esposti sono materie prime e energia. Ha funzionato bene? No. Diciamo che non avere tutto questo, non aver voluto affrontare questi temi e magari sapere come si cucinano gli insetti, che è una delle simpaticissime direttive che ogni tanto l'Unione Europea, la Commissione Europea tira fuori, secondo me non erano le priorità giuste. Discutere le priorità non vuol dire essere contrari all'Europa, vuol dire essere contrari a un certo modello di Europa che secondo me non è stato fallimentare. E chiudo con un'ultimissima cosa, perché Enrico mi ha fatto venire in mente molti temi che secondo me sono interessanti. Sulla vicenda della democrazia. La nostra democrazia non funziona bene. Io penso che sia la democrazia parlamentare che in questo tempo non è più in grado di dare le risposte necessarie. Io ho fatto una proposta, è quella del semipresidenzialismo alla francese. L'abbiamo portata in aula la settimana scorsa. E io so che il PD, per esempio, non è d'accordo su questo modello. Che cos'è che non mi è piaciuto? Che non si volesse parlare del tema. Perché io ho chiesto di entrare nel dibattito dicendo anche in aula, guardate, io ho proposto il semipresidenzialismo alla francese, dopodiché sono disposta a parlare di tutti i modelli che volete. Purché non facciamo finta che non esista un problema in Italia nella gestione della nostra democrazia. Abbiamo il tema e discutiamo. Invece quello che ha fatto la maggioranza è stato bocciare, cioè votare, chiedo scusa, un emendamento soppressivo della proposta, per impedire che si arrivasse al dibattito. E allora, diciamo così, dobbiamo essere un po' no, cioè poi... Se c'è un problema bisogna capire come si affronta. Allora faccio un'altra proposta, faccio un Enrico. In questa legislatura chiaramente ormai i tempi per approvare una riforma costituzionale non ci saranno, ok? Ci riuscirà il prossimo Parlamento? Alla fine sono almeno 5 governi che tentano di fare, diciamo 5 legislatori che si tenta di fare una riforma parlamentare, una riforma costituzionale non ci si riesce. Perché non eleggiamo insieme alle prossime elezioni anche un'assemblea costituente per fare la riforma costituzionale? E proviamo a vedere se esce fuori una democrazia abbastanza moderna da affrontare i problemi che abbiamo di fronte, perché questa secondo me può essere una soluzione. Sì, io penso che sia l'Assemblea Costituente sarà il prossimo Parlamento, molto banalmente, nel senso che il prossimo Parlamento ha un numero talmente ridotto di parlamentari e sarà in grado di fare quei passaggi di riforma costituzionale che secondo me sono possibili, è possibile fare. Quindi io sono perché la prossima legislatura sia costituente, non ho nessun dubbio, ci sono troppi temi che sono aperti, penso che la cosa migliore sia affrontarla in Parlamento con il... lo dico anche per via di un'esperienza che ho fatto, nel senso che durante l'anno in cui ho governato abbiamo tentato di fare una via diversa rispetto al 138 e non ha funzionato. Anzi, non ha funzionato, perché il bypassare il 138 alla fine non è il modo migliore per riformare la Costituzione. Nella Costituzione c'è scritto come riformarla ed è possibile riformarla. Il punto vero è che ci deve essere un'intesa su che cosa fare e dove andare. Ed è evidente che questa intesa è molto difficile in un Parlamento così frammentato come questo, perché la pensiamo in modo molto diverso. Io per esempio sono radicalmente contrario al semipresidenzialismo alla francese, ma sono radicalmente contrario soprattutto alla luce della mia esperienza in Francia, perché secondo me è un sistema... Non ti piace Macron? No, applicato in Francia, è applicato in Francia, è un sistema che ha un limite profondissimo. Io sono un grande estimatore ovviamente della Francia e della democrazia francese, ma è molto meglio il sistema istituzionale italiano, per un motivo molto semplice, ed è venuto fuori nel caso dei gilet gialli. In Francia tu eleggi un Presidente della Repubblica al quale dai tutti i poteri, gli dai la maggioranza del Parlamento, gli dai il potere di sciogliere il governo, di cambiare il governo, il potere di sciogliere le Camere, tutti i poteri gli dai a partire dal
rappresentanza sua propria di un quarto degli elettori, perché al primo turno normalmente chi è eletto Presidente della Repubblica non è tra il 25 e il 30%. Questa cosa è efficiente, sì, perché quando il Presidente poi deve prendere le decisioni, le prende, ma non è efficiente nei momenti di crisi di sistema. Il caso di Gira Gialli, che ho vissuto lì, e magari altri di voi che erano lì a fare l'Erasmus l'hanno vissuto in prima persona, è il classico caso nel quale tu hai un presidente che è legittimato da un quarto degli elettori e il 75% sta da un'altra parte. E io penso che, per esempio, in un momento molto particolare della nostra democrazia come quello di oggi, avere un governo che ha una larga rappresentanza oggi è un qualche cosa che ci sta aiutando. Quindi adesso andremo lontano su questi temi, però ho l'impressione che su questo noi dobbiamo migliorare il nostro sistema, ma non considerare che la nostra Costituzione abbia tutti i mali del mondo, che non sia efficiente. No, la nostra Costituzione ha al suo interno, è ovvio che ci sono molte cose che vanno cambiate, perché il modo con il quale la stiamo applicando e interpretando la nostra democrazia ci ha portato in questo più desastre nel quale siamo. Allora, professor Rossina, vorrei un suo primo intervento. Ho letto ovviamente il suo libro, dove ho sentito dei Cameroni, insomma, ce lo dicevamo in privato, non abbiamo ancora raggiunto la maggiore età, lo semplifico così, insomma. Ci dice da solo, poi riascoltate. Sì. No, ma insomma, il tipo di ragionamento che ho provato a impostare, no, è il tipo di ragionamento di un paese che fatica a trovare un equilibrio. Diceva il segretario Letta, noi ci sentiamo sfigati, non lo siamo. Anche io penso che non lo siamo, ma penso che sia importante il fatto che ci sentiamo in quel modo. Cioè, c'è una percezione di stranezza dell'Italia, di anomalia, che è molto superiore all'anomalia reale. Cioè, in fondo tutti i paesi sono peculiari, e in definitiva l'Italia, in queste decine di anni da quando è tornata ad essere una democrazia, tutto sommato il suo lavoro l'ha fatto, quindi è meno anomala, meno eccentrica, certo, di quanto non si possa pensare, però si sente eccentrica e continua a desiderare di essere altro da quello che è. Vorrebbe essere qualcos'altro. L'Italia vorrebbe essere la Danimarca, vorrebbe essere un paese del nord, vorrebbe essere una grande democrazia occidentale, senza capire naturalmente che non lo può essere e non lo deve essere, perché appunto è un paese che ha la sua storia particolare, la sua identità. Da qui viene questo odio di sé, questo scarso senso di identità nazionale, questo desiderio di essere qualcosa di diverso, e da questo viene questa mancanza di equilibrio, questa difficoltà nel trovare un equilibrio fra che cosa? Ma io direi fra due polarità. La prima polarità è quella del dentro e del fuori, cioè del rapporto con la dimensione internazionale, appunto, come vogliamo adeguarci al mondo e come vogliamo adeguarci all'Europa. E questo è uno dei grandi problemi del rapporto fra l'Italia e l'Europa. L'Europa è vista o come salvezza o come disastro, ma non riusciamo a costruire un rapporto per l'Europa così com'è davvero, come una dimensione indispensabile nella quale si negozia, perché questo è quello che è l'Europa. E l'altro elemento sul quale fatichiamo a trovare un equilibrio è fra lo stare insieme e dividerci. Tutte le democrazie si dividono, per forza, se no non è una democrazia. Allo stesso tempo tutte le democrazie stanno insieme e si trova un equilibrio fra il dividersi e lo stare insieme, e noi fatichiamo a trovarlo. Quando era in epoca di guerra fredda forse qualche ragione c'era, anche perché c'erano delle fratture profonde. Adesso le ragioni ci sono di meno, e però poi anche oggi torniamo a quello squilibrio per il quale ci dividiamo a tal punto che poi nasce un governo tecnico, un governo di larghe intese, che è ovviamente un'anomalia, che è la reazione rispetto a una divisione non gestibile, perché un sistema fisiologico si gestisce la divisione, c'è una divisione, poi dopo la divisione avviene una ricomposizione politicamente fisiologica. Invece noi non riusciamo ad avere una ricomposizione politicamente fisiologica e andiamo quindi su una frattura talmente profonda che di fronte alle sfide esterne diciamo fermi tutti, questa è una frattura
di fronte al Covid, di fronte all'Ucraina, noi non possiamo dividerci in questa maniera, e quindi si cade sul governo di larghe intese, il governo tecnico, le formule sono le più fantasiose naturalmente. E la mia impressione è proprio questa, insomma, il paese è un paese che fatica a trovare un suo equilibrio in gran parte perché si pensa diverso, e in realtà lo è molto di meno. Forse dovrebbe pensarci di meno. Un po' di meno. La non possibilità di ricomporre le fratture e passaggi complicati poi determina quella che il professore ha chiamato l'anomalia, ovviamente, no? Il non poter ricomporre le fratture. E qui arriviamo sull'altro tema che il professor Orsina tratta, parto stavolta dalla Presidente Meloni. Questo è il paese della delegittimazione dell'avversario, è un tratto sostanzialmente delle nostre dinamiche. Legittimare significa rendere accettato, valido, attraverso ovviamente l'ascolto dell'altro su posizioni diverse. Allora la domanda può sembrare banale, ma ovviamente questo determina dei problemi. Presidente Meloni, come riusciamo a cambiare quelle che sono le parole, i fatti della politica per, diciamo, superare quello che chiamiamo un vizio di origine? Ma soprattutto se possibile, se ci è possibile. Devo fare mezzo passo indietro sulla vicenda del presidenzialismo, solamente per segnalare a Enrico, che però lo sa benissimo, che anche Mario Draghi ha, diciamo, dei poteri abbastanza sconfinati attualmente, atteso che il governo ha messo 50 fiducia, mediamente c'è solo un ramo del Parlamento che discute i provvedimenti, abbiamo approvato il PNRR, 250 miliardi di euro senza che il Parlamento lo leggesse, le leggi di bilancio vengono presentate fuori tempo massimo perché non siano discusse al Parlamento e si riescono a mettere le fiducia pure sulle leggi delega, che sono quelle con cui il Parlamento delega il governo, il governo si scrive la delega, si mette la fiducia al Parlamento e poi si scrive i decreti delegati. Però c'è una differenza fondamentale con il sistema francese, che lì il Presidente se lo eleggono. E quindi voglio dire una riflessione che secondo me rimane aperta. Scusa la parentesi. Come si risolve? Ma guardi, questa è una risposta difficile da dare per me, perché io oggettivamente, pur essendo una persona che vuole mandatire, come si sa, non credo di aver mai delegittimato un avversario. Io ho piuttosto subito, diciamo, con tutta la storia da quale proviene la destra italiana, il continuo tentativo di delegittimazione, criminalizzazione, e ancora oggi a me pare che ci siano oggettivamente dei toni fuori dal comune sui quali tutti fanno, o comunque il grosso, niente. Cioè, in Italia ci sono docenti universitari, che pubblicano sulla loro pagina Facebook la copertina del libro di Giorgia Meloni appeso a testa in giù, che è un richiamo a un fatto storico che tutti voi conoscete, che è Piazzale Loreto, che implicitamente significa che Giorgia Meloni dovrebbe essere uccisa e appesa mezza nuda in una piazza davanti a tutti. E sembra normale, non che lo faccia l'ultimo, no, chiamato del paese, no, che lo faccia un docente universitario. Questa nazione è normale che Roberto Saviano dica in televisione, in una trasmissione televisiva, la mia contro Giorgia Meloni è una campagna di odio? Lo sia. E nessuno dice assolutamente niente. Ora, io penso che, diciamo, il tema sia che forse qualcuno dovrebbe ragionare sulle responsabilità che ci si assume quando si avvia una campagna d'odio. Perché tra tutti quelli che ti ascoltano può succedere qualsiasi cosa, ma il punto non è questo. Quello che io ho capito è che la violenza è sempre un'implicita ammissione di inferiorità e che tu hai bisogno di attivare campagne d'odio quando le tue tesi non sono abbastanza credibili, quando devi scappare dal confronto. È una cosa, diciamo, che ormai mi pare abbastanza comune come tecnica comunicativa. Quando io ho difficoltà a scendere nel merito perché le mie tesi sono irragionevoli o perché ho preso le posizioni che ho preso per altre ragioni, non sono in grado di argomentarmi, allora che cosa posso fare? L'unica cosa che posso dire è con te non ci parlo perché tu sei impresentabile. E quindi io non devo stare al tuo livello e posso evitare di rispondere. È una tecnica di comunicazione. Chi non ha il problema di mettere in piedi questa tecnica di comunicazione perché ha delle proprie idee, ha una propria identità, le identità forti non hanno mai paura di confrontarsi, non ha neanche bisogno di delegittimare l'avversario, può chiaramente schernirlo, può arrabbiarsi, può, diciamo, denunciare quello che sta a dire, vergogna, ma io non dirò mai, guardate che se vince Rigoletta l'Italia sprofonderà in un burrone, può
posso dire, il PD, l'abbiamo visto, ha governato gli ultimi 10 anni, non ha mai vinto le elezioni e i risultati sono stati quelli che erano, ma questo è il partito politico. Ecco, quello che io chiedo, in questo caso non diciamo che ricordate che quasi sempre, diciamo, questo è stato così, insomma, all'altezza del ruolo, mettiamo così, e però insomma intorno c'è un sacco di gente che questa strategia continua a portare avanti. Non è una strategia che fa bene alla nazione, e chiudo, perché alla fine ha trasformato la politica in una cosa molto superficiale. Cioè il fatto che in questa nazione ogni volta che si deve affrontare un tema più complesso, chiunque abbia una posizione distonica debba essere espunto, non è che ci ha aiutato a trovare la soluzione ai problemi. Quando tu poni il problema di distinguere tra, diciamo, il tema della questione degli immigrati, dell'immigrazione e la questione del diritto d'asilo, che sono due materie completamente diverse, governate da norme completamente diverse, la risposta che ti danno è sei razzista. Quando tu dici, ma guardate, sull'adozione degli omosessuali, io non sono d'accordo, si dice sei omofoba. Lo Stato italiano non consente l'adozione neanche dei single, non mi risulta che sia singolofobo, no, cioè un tema. Sono d'accordo, non sono d'accordo, si discute, ma non è sei il mostro. Non sono d'accordo con alcuni provvedimenti di speranza, sei novax, è tutto così. Un dibattito normale in cui si possa parlare di cose serie in modo serio, perché questo spetta la classe dirigente. Allora, sentiamo il segretario. Ma io penso questo, faccio un ragionamento su di noi, su come la vedo e come affrontiamo questa fase politica. Io penso che debba esserci in Italia, ci sia fortemente bisogno in Italia, un confronto politico per i prossimi anni, per questa nuova democrazia che dobbiamo costruire e che deve uscire da questa fase di transizione eterna molto complicata, che si deve fare in un confronto tra identità forti, non tra identità deboli, sbiadite, in grigio scuro. Io penso che il nostro paese debba affrontare una fase nella quale ci sia una discussione serena, ora è un aggettivo che io devo usare poco, pacata le volte è un po' noiosa. In grado di costruire attorno a questa discussione di identità forti una capacità del paese di fare complessivamente dei passi avanti. Identità forti perché voi state ascoltando tesi diverse di due persone che sono portatrici di identità forti. Io per esempio riprendo quanto Giorgia ha detto prima sull'Europa, io non sono d'accordo con quello che lei ha detto prima, ma radicalmente non sono d'accordo, per un motivo molto semplice, che non si può su ogni cosa che non funziona in Europa dire guarda come l'Europa fa schifo su questo, vuol dire che non funziona. Ci sono la gran parte delle cose che non funzionano in Europa, non funzionano perché, come sta capitando oggi nel momento più drammatico della nostra storia, basta che per le regole che ci siamo dati un paese si mette di traverso e si blocca tutto. Qui siamo in un ambito nel quale la questione delle regole e delle istituzioni è fondamentale, ma la regola all'unanimità e il diritto di veto è una delle questioni che divide di più una concezione dell'Europa sovranista alla portata avanti in Europa da alcuni punti di riferimento di un'idea d'Europa che io che non mi appartiene e invece l'idea che io ho, cioè che il diritto di veto va tolto dalla vita europea. Sono contro l'interesse nazionale italiano se dico questo? No, io sono a favore dell'interesse nazionale italiano, perché potrei farvi l'elenco negli ultimi anni, molti di voi che studiano queste materie sono in grado di farlo meglio di me, del modo col quale è stato usato il diritto di veto in Europa. Non c'è stato mai una volta che l'utilizzo del diritto
vetro in Europa sia stato un modo per fare un interesse di carattere generale. Tutte le volte in cui viene usato il diritto di veto è un paese che ricatta gli altri per ottenere un vantaggio per se stesso. Questo è capitato con Cipro sulle sanzioni sulla Bielorussia due anni fa, questo sta capitando oggi con Orban sulle sanzioni nei confronti della Russia, questo sta capitando con la Bulgaria che blocca il percorso di adesione della Macedonia, il percorso di negoziato della Macedonia e del Nord. C'è qualcosa di interesse generale in tutto questo? No. C'è una conseguenza? Sì. Perché nel momento nel quale l'Europa non è nemmeno in grado di assumere e di decidere delle sanzioni su vicende drammatiche come è stata la Bielorussia nel 2020 e come oggi la vicenda dell'Ucraina, è la serietà e la solidità della nostra avventura comune di Unione Europea che è messa in discussione. E io penso che una parte delle ragioni che ha spinto nella follia che sta dietro alla invasione russa dell'Ucraina è legata a questa incapacità dell'Europa di decidere. Ma è colpa dell'Europa? No, è colpa di chi in tutti questi anni ha voluto un'Europa basata sui veti. E chi è che ha voluto un'Europa basata sui veti? Innanzitutto il più grande portatore di veti della storia europea, cioè la Gran Bretagna. Quella Gran Bretagna che ha sempre voluto che cosa? Che una serie di materie non fossero oggetto di decisioni a maggioranza, perché ha sempre voluto che quelle materie non c'entrassero, perché la Gran Bretagna non si sentiva europea, non voleva stare dentro un lavoro comune insieme agli altri, quindi non ha voluto che l'istruzione, l'educazione, la sanità, l'energia, perché hai citato Giorgio l'energia, ma l'energia è diventata materia comunitaria dopo uno sforzo inenarrabile soltanto col trattato di Lisbona, ma fino a Lisbona di energia non si poteva parlare in Europa e, come voi sapete meglio di me, si è fatta la direttiva di liberalizzazione del mercato del gas e dell'energia elettrica nel 96 e negli anni successivi utilizzando la porta di servizio del mercato unico e quindi dei servizi di fornitura di gas ed energia elettrica, perché l'Europa non aveva competenze in materia di energia. E se oggi siamo un paese, noi come gli altri paesi europei, a chiederci ma troviamo una soluzione a questo problema della dipendenza o dell'indipendenza energetica, non possiamo farlo perché l'Europa non gli abbiamo voluto dare le competenze perché ci volevamo tenere il diritto di veto. La pandemia uguale, tutti ci ricordiamo cosa è successo all'inizio della pandemia, tutti a dire all'inizio della pandemia, ma l'Europa cosa fa? L'Europa non fa niente sulla pandemia, l'Europa sulla salute, certo, perché non abbiamo voluto dare le competenze della salute all'Europa, ce le siamo voluti tenere pensando che la sovranità nazionale fosse più importante di condividere a livello europeo. Qui sta una differenza di fondo, la differenza di fondo è l'idea che io ho e per la quale lotterò con tutte le mie forze in Italia e in Europa, che nel tempo di oggi siamo tutti interdipendenti, viviamo in una società di interdipendenze a livello nazionale, europeo e globale e dobbiamo cooperare. E a livello europeo questa forma di cooperazione nasce attraverso regole che ci consentano di decidere insieme senza che nessuno si metta a bloccare tutto ogni minuto. Se non facciamo così, noi non saremo in grado di essere noi moderni, forti, in grado di rendere l'Europa ancora influente, e se faremo nell'altro modo penseremo di essere ancora delle nazioni che da soli ognuno pensa di dare legge, e non lo sarà, perché saremo troppo piccoli rispetto a questa dimensione. E sulla questione della legittimazione e delegittimazione io la penso in modo molto semplice: si discute sulle cose, se si ha un'identità forte si è in grado di smontare le tesi altrui o di chiedere agli elettori semplicemente di scegliere e di decidere per chi voteranno. Io ho sempre e l'ho sempre pensata così e penso che le campagne d'odio vadano assolutamente bandite dall'azione politica, ma però fammi dire Giorgio a tutti, perché se uno va a vedere il modo con cui sui vostri social si parla di immigrazione è campagna di odio per tante cose che gli vengono dette. Quindi
per me il discorso non riguarda la legittimazione mia o la legittimazione tua, riguarda anche il modo con il quale si trattano in generale tutte le questioni, le persone o altro. Quindi io sono per prendermi io la responsabilità a casa mia, per la parte che mi rappresenta, di far di tutto perché i linguaggi usati siano linguaggi di rispetto complessivi, non soltanto nei confronti degli avversari politici, ma anche nei confronti dei temi di cui si parla. Però penso che sia importante raccontare agli italiani anche che non bisogna usare le debolezze delle situazioni complesse che si vivono per cercare anche qui di trasformare il tutto in cose che sono diverse. No, solo perché siamo già fuori tempo, perché poi vorrei dare al professor Orsini la chiusura. Risposta veloce al segretario. È molto difficile rispondere velocemente. Io lo so, non abbiamo questo, però diciamo che non sono d'accordo. Non sono d'accordo con due identità forti che si confrontano, come si dice. Non sono d'accordo sul tema dell'Europa, e su questo veramente potremmo fare domani mattina alle 8, perché mi corre l'obbligo di ricordare a Enrico che al di là del veto o del non veto, all'ultima riunione del Consiglio europeo, quando già c'era aperta la crisi ucraina, il punto all'ordine del giorno sull'Ucraina era il 21esimo, perché l'Europa aveva altro di cui occuparsi, che è il problema, perché qui la questione è, secondo me, io sono per un'Europa confederale, come si sa, no? Cioè credo che la risposta non sia dare tutte le competenze all'Europa, credo che la risposta sia sussidiarietà, non si occupi Bruxelles di quello di cui si può meglio occupare Roma, per cui, cara Bruxelles, della lunghezza degli ortaggi facciamo occupare gli stati nazionali, della politica estera, che in tempo globale ovviamente hai più difficoltà a gestire da solo, troviamo una formula, secondo me, nel modello appunto confederale, che poi non è un modello antieuropeo, perché qua, attenzione, anche questo fatto che chiunque sia distonico rispetto al racconto di un'Europa federale, qui quando si parla di federalismo è diametralmente opposto a come lo leggiamo noi, noi quando parliamo di federalismo parliamo di derogare a livello periferico. In Europa, quando si parla di federalismo, in Europa federale si tratta di accentrare a livello centrale. Ok, io sono per un modello confederale, che è un modello nel quale appunto magari più prossimi cittadini rimangono le competenze degli stati nazionali, la sovranità degli stati nazionali è un valore e si decide di cooperare su alcune grandi materie sulle quali gli stati nazionali da soli non riescono a competere. Questo è il modello mio, il modello di De Gaulle, di tanti altri europeisti, perché anche questo fatto pure lì, che chiunque sia distonico rispetto al conto federalista diventa un nemico dell'Europa, è un altro grande, diciamo, no, referente che ci siamo trovati in questi anni, e quindi ci sarebbe moltissimo da dire, per esempio, sulla politica energetica, sulle ragioni della guerra in Libia, diciamo, portate avanti dai nostri amicissimi francesi per interessi loro contro interessi nostri, e di quello che dopo è accaduto in Libia, per esempio, sulla materia energetica. La materia è sconfinata, il punto, secondo me, è che non la risolvi togliendo il diritto di veto. Non la risolvi togliendo il diritto di veto, perché l'Europa attualmente funziona e ci sono nazioni che il diritto di veto non hanno bisogno di metterlo perché sono quelle che decidono. E nazioni che il diritto di veto lo devono mettere perché sono quelle che subiscono. E temo che noi non siamo tra le prime. Temo che noi siamo tra le seconde, quindi attenzione a togliere il diritto di veto, perché potrebbe ritorcersi nell'attuale contesto europeo un tantino contro la più la penso. Dopodiché, sulla questione dell'immigrazione, faccio solo una battuta, perché appunto io sento sempre dire i toni della campagna d'odio, se poi mi si dice anche quali sono questi toni della campagna d'odio, ma aiutate, perché io non ricordo di aver mai usato una parola di odio verso nessuno, non sono proprio una persona, diciamo, abile nell'odio, ok? E soprattutto quando parlo di immigrazione non me la prendo io con gli immigrati, io me la prendo con chi, diciamo così, non vuole affrontare il problema, con chi ci mangia e con tante altre cose che su questo tema purtroppo abbiamo visto formalizzate in questi anni. Allora, chiaramente sono te, professore, potremmo andare fino alle 11 e mezza di questa sera, però dobbiamo chiudere. Però io, professore, prima di dare la parola per la conclusione, c'è una domanda che io voglio fare dopo aver ascoltato che tutta la sala, che sicuramente anche i colleghi, sicuramente anche il professore, voi rappresentate la metà dei voti potenziali di questo Paese. Partito Democratico e Federalità, più o meno. A fronte di un'urgenza, è semplice, sì, no, non dobbiamo elaborare troppa risposta, ma a fronte di un futuro, di un'urgenza, di urgenze, di contingenze particolarmente complicate, è escluso
che i due partiti possano in qualche modo essere insieme a governare, segretario. Penso che possiamo dire insieme la risposta. Com'è? Per me è no. Allora questa, perfetto, è stato velocissimo, però la domanda è che ascoltare le cose che hai detto, che ci sono dei fondamentali, adesso abbiamo parlato molto di Europa, ma la noi siamo dei luoghi nei quali parlare di questo è più naturale, c'è proprio una concezione totalmente diversa, della quale io non mi metto a delegittimare l'idea altrui, ma dico che io mi batto per la mia con tutte le energie, con tutta la forza che ho, perché vorrei consegnare ai miei figli il fatto di essere italiani, toscani nel mio caso, europei, e sapere che questa cosa qui avrà nel mondo di domani un'importanza enorme nel mondo che sta cambiando. Allora, cosa sarebbe secondo me molto meglio dell'ennesimo governo dove c'è gente che non continua niente, si mette insieme? Una serie normale democrazia dell'alternanza. Un capo del governo, un capo dell'opposizione, un capo del governo, un capo dell'opposizione, che riescono anche a dialogare su grandi questioni di interesse nazionale, che vengono prima dell'interesse mio e dell'interesse di Enricoletta. Uno vince le elezioni, uno governa, l'altro sa l'opposizione. 5 anni, dopo 5 anni gli italiani giudicano quello che accade nella democrazia moderna. Allora, la domanda che vi ho fatto in chiusura è la domanda intorno alla quale abbiamo ragionato con il professor Messina, un po' tra il faceto, ma anche un po' di serio, professore Lasciardelli, la chiusura.